presentate questa mattina nell'aula magna del liceo Amari le Olimpiadi storiche, giochi atletici ispirati al mondo antico, organizzate dal liceo Amari dal 25 al 27 maggio prossimi. L'iniziativa è nata grazie all'intuito di due docenti della scuola, la professoressa Carota e la professoressa Grasso, ed è nata all'interno delle manifestazioni che abbiamo voluto organizzare per celebrare due anni fa i 130 anni dell'istituzione del liceo classico. Abbiamo impiegato due anni per organizzarle perché dal punto di vista proprio dell'organizzazione generale non è stato semplice, perché diversi enti, diverse istituzioni si sono messi insieme per poter raggiungere l'obiettivo. Sindaco, il Comune come ha contribuito per l'organizzazione di questa manifestazione? Il Comune sta dando soprattutto un supporto di natura logistica, quindi si è attivato per consentire l'utilizzo delle strutture che sono state dal Comune date in gestione, sia quindi il campo sportivo che il pala a ghiaccio, per le quali ovviamente il Comune ha delle giornate che si riserva di poterlo utilizzare e quindi li ha messe a disposizione dell'organizzazione. Come si svolgeranno queste Olimpiadi? Allora, si svolgeranno in due fasi. Anzi, possiamo dire in tre, perché ci sarà un convegno il 25 qua al liceo Amari su un tema sullo sport, ci sono diversi relatori. Poi il sabato mattina, giorno 26, a campo di calcio del comune di Giare, si svolgeranno le gare di atletica leggera, parteciperanno 10 istituti della regione Sicilia contro 3 società paralimpiche che faranno anche loro la gara paralimpica, mentre domenica mattina al Palagiarre faremo la premiazione. Da premiazione si svolgerà una dimostrazione di lotta greco-romana e stile libero da parte delle atlete del meeting di Giarre, una dimostrazione di ginnastica ritmica con gli atleti dell'Atleting Club che di Giarre e Fiumefreddo, è una dimostrazione di ginnastica artistica con Caterina Vitale del Ionica Gym di Catania, un atleta nostra qua di Giarre. Diciamo che l'evento in sé è importante perché riconduce le Olimpiadi storiche alla storia, all'albore, all'inizio dell'attività sportiva che oggi conosciamo come Olimpiadi. Ovviamente non vi erano tutte quelle specialità che esistono oggi, si è fatta una ricerca storica per vedere cosa era meglio fare. Io ho la consulenza tecnica, ringrazio il preside e ringrazio Franco Musso per avermi inserito in questo contesto, hanno voluto la mia presenza per trovare a livello tecnico le giuste sinergie e capire quale gare poter fare e come poterle svolgere. Faremo le gare di corsa prevalentemente e qualche staffetta, una staffetta mista, anche le ragazze, che è semplice per poter fare un po' di manifestazione sportiva e poter rilanciare, e dei lanci, un lancio sarà quello del peso, il getto del peso, e poi la presenza dei Paralimpici dà un tocco diverso, di novità, perché loro faranno la corsa dei 50 metri e poi il getto, che è il tiro del giavellotto riportato al vortex, che è l'attrezzo, diciamo, che non dà rischi.